Mercato Vecchio esistono due spezzerie, una al pubblico, l'altra all'interno del monastero comunemente detto delle Monache Vecchie. E come non ricordarlo, è il famoso monastero delle Camaldolesi, appunto, dove esiste tuttora l'enorme alambicco storico. Due caffè, una vendita di tessuti, una merceria, 10 botteghe di commestibili, 4 bettole, 2 locande. Vi sono inoltre esercenti per tutte le arti e le più comuni ai bisogni della vita. Vi hanno luogo più fiere nel corso dell'anno, ma non vi fanno mercati. Ecco, interessante, nel caso di Stia avevamo trovato che esisteva già di base un mercato anche settimanale. In questo caso, evidentemente, Prato Vecchio, che aveva una ricchezza sicuramente maggiore in termini di fiere, sembra non avere invece un mercato periodico. Ancora, un articolo di produzione industriale che appartiene al comune di Prato Vecchio consiste nelle manifatture di legname di faggio e d'abete, alle quali si dedicarono in particolar modo gli abitanti delle parrocchie di Papiano e Lonnano. Ivi si fabbricano piccoli vasi binari, scatole d'ogni figura e grandezze, stecche da biliardo, se pensiamo a Prato Vecchio e tanti cari amici pratovecchini che tuttora giocano a biliardo, ora ci spieghiamo tante cose. A Prato Vecchio addirittura nel 1840 si facevano le stecche da biliardo, pensate, e ancora ombrelli, pertiche, pale ed altri oggetti, quali per lo più si depositano nella piazza del mercato di Stia. Dal profitto che si ritrae da questo ramo di industria, non avendo potuto ottenere dati bastanti per indicarne le cifre, ci limiteremo a dire che lo crediamo di molto rilievo, da che abbiamo visto nel sol popolo di Papiano 5 manifatture di sole scatole e 11 di piccoli vasi binari. Ecco, questo riferimento ai vasi binari ci fa venire in parte in mente anche l'attività di fabbricazione dei bigoni che veniva fatta a Mogiona e che era tipica dei paesi di montagna e di foresta, per così dire, del nostro circondario. Si parla chiaramente di Papiano. Come ieri sera avevamo detto che Villa, Il Gualdo, Castel Castagnario erano possedimenti di Stia passati dopo l'unificazione, anzi dopo la fine della prima unificazione tra Prato Vecchio e Stia sotto la guida di Prato Vecchio, nel caso di Papiano assistiamo al caso inverso, ovvero i papianini si ritrovano ad essere stiani soltanto negli anni 30. Mi ricordo distintamente che nelle carte d'identità di mio nonno Ulisse, che era nato nel 1910, che era citato come nato a Prato Vecchio e non nato come a Stia, e questa cosa mi creava sempre una certa difficoltà che poi chiaramente ho approfondito e chiarito in età adulta. Ancora, un altro mezzo di guadagno proprio dei montanari di questo comune, in specie degli abitanti della parrocchia di Casalino, consiste nel traino degli abeti, dalla foresta al porto di Prato Vecchio presso il palazzo dell'ispezione. Ecco, chiaramente le popolazioni di montagna si dedicano all'attività di taglio e all'attività di spostamento del legname, perché dalle giogane doveva essere portato a valle, e ci sono addirittura foto che ci fanno vedere questi tronchi ancora all'inizio del Novecento, enormi per diametro, che vengono trainati dai buoi, e pensate, in alcuni casi si parla di tronchi talmente grandi da dover essere trascinati da 20 paia di buoi, pensate voi. Addirittura, pensate, questa non l'avevo letta, meravigliose, da 100 paia di bovi si impiegano in questa fazione, dei quali la metà appartiene a loro, che impiegano al tempo stesso l'opera propria, guidandolo con straordinaria destrezza per i dorsi più dirupati della montagna. Ecco, quindi una metà del bestiame che veniva utilizzato per trainare il legname era chiaramente proprietà in questo momento del Granducato di Toscano, l'altra metà chiaramente era invece proprietà dei singoli proprietari che la mettevano a disposizione e facevano un po' da uso impropriamente il termine, da vetturini del legname. Ancora,
Il guadagno netto di ogni boveda a traino ascende a fino a lire 90 l'anno. Così rileviamo una somma di lire 9.000 lucrate per questo mezzo circola annualmente fra gli abitanti della montagna di Prato Vecchio. Ecco, da questo si capisce, ci sembra di capire che le frazioni fossero notevolmente più ricche, specie Casalino, appunto, che era più dedita all'attività del taglio del legname, doveva essere la popolazione doveva essere nettamente più benestante, si intende la plebe semplice, di quanto lo fosse la plebe che orbitava intorno al centro urbano. Ancora, per l'agricoltura si più l'agricoltura si esercita da pochi coloni, e da molte famiglie di piccoli possidenti, delle quali le braccia superflue alle poche faraccende si procurano occupazione nella Maremma senese durante la stagione d'inverno. Ecco, anche questo è un particolare interessante. Nel caso di Stia si diceva che la transumanza era prevalentemente nella zona della Maremma grossetana, qui invece si parla di Maremma senese e chiaramente il periodo di riferimento non può che essere il periodo invernale. Nella collina e nel piano è interamente affidata alle famiglie coloniche l'agricoltura. L'una e l'altra insieme alimentano 1077 capi di bovi, sostanzialmente il bestiame vaccino, 3078 pecore a stalla, e qui il numero delle pecore è notevolmente più alto a Prato Vecchio rispetto a come l'avevamo trovata a Stia, maiali 642, qui i dati mi sembra di ricordare siano uguali, 800 capre, per un valore totale di 610,59 lire. Qui penso ci sia un errore nel testo, mi verrebbe da pensare 610.000, quindi che manchi uno zero nella stampa, è 1840, sbagliamo noi in epoca moderna, figuriamoci loro. Relativamente al grano venivano prodotte 28.725 staie di grano, gran turco quasi inesistente 454 staie, 9.822 staie di castagne e 6.615 barili di vino, circa 2.000 meno di Stia in questo caso. La popolazione di Prato Vecchio ammontava a 766 individui divisi in 161 famiglie. Ecco, Stia è sempre stata, e questo va detto, un paese più piccolo di Prato Vecchio, ma come ci dimostrano questi dati, in realtà nel 1840 il paese di Prato Vecchio, inteso come tale, il nucleo principale, il capoluogo, era ben poco abitato. Erano le frazioni come quella di Papiano, dopo leggeremo i numeri, che chiaramente facevano una massa enorme e rendevano questo paese veramente grande e anche più importante ancora all'epoca come polo amministrativo e politico più importante di Stia, ma di per sé il paese non aveva chissà quale popolazione. Ama 77 individui in 16 famiglie. Qui cosa c'è di interessante? Niente, delle notizie storiche relative alla chiesa di San Biagio, chiaramente. San Donato a Brenda 145 individui, Campo Lombardo 63 individui, Casalino 325 individui in 69 famiglie. Ecco che torna quello che vi sto dicendo, le frazioni che erano notevolmente importanti, questi paesuboli che ora siamo nostro malgrado quasi costretti a vedere disabitati e che si rianimano di abitanti di seconde case fortunatamente nell'estate, all'epoca erano il vero centro propulsivo di Prato Vecchio. E ancora Coffia 79 individui, Lonnano 256 individui, quindi Casalino era più grande di Lonnano all'epoca, Mandrioli 57 individui e Papiano 843 individui, 766 abitanti a Prato Vecchio, nella frazione principale addirittura 843 individui.
ancora Ponte 43 individui, Poppiena 341 individui. Ecco, Poppiena, che si trova, come ci dicono questi autori, a mezzogiorno di Patrovecchio, figurava come parrocchia autonoma ed era chiaramente storicamente motivata dalla presenza dei monaci camaldolesi, che avevano lì la propria parrocchia dedicata a Santa Maria. Romena 210 individui, e ancora Sprugnano 41 individui, Tartiglia 190 individui, Valiana 66 individui. Perfetto, quindi questo è il quadro. Vi faccio anche il punto sulla mortalità: 79 individui morti ogni anno rispetto a 94 nascite annue. Quindi erano sempre più numerose le nascite, ma rispetto al dato duplicato che vedevamo parlando di Stia, chiaramente qui la crescita era minore. Come potremmo interpretare questo dato? Va da sé che in una realtà dove sta nascendo l'industrializzazione ci sia un maggior benessere, ci sia progressivamente un accentramento che dalla periferia va verso la città. Questo succede sempre, è successo in tutta Italia ed è un fenomeno a cui riassisteremo nella seconda metà del Novecento, nei primi anni 50 e 60, con l'abbandono della campagna e lo spostamento in città. A Stia questo avveniva già nell'Ottocento con il nucleo nascente del lanificio. A Prato Vecchio invece la campagna era il vero traino economico del paese, e lì principalmente si svolgeva la vita, lì stavano le famiglie, lì si trovava il maggior tasso di natalità. Andando a leggere in generale, chiaramente un'economia basata su un'agricoltura di sussistenza, un'economia che in questo momento aveva delle problematiche notevoli date appunto anche dalla mancanza di lavoro per quella che era stata il collasso delle foreste casentinesi, chiaramente non ci si può aspettare che ci fosse chissà quale crescita demografica. Bene, io ho finito, però prima di lasciarvi, se riesco a fare questa cosa meravigliosa, cerco di taggarvi su Nexus direttamente un bellissimo regalo che ci ha fatto Leonardo Previero, che ce l'ha segnalato stamattina, ed è, pensate, un lo ritrovo. Sarebbe lo stato civile, sarebbe il censimento del 1841 relativo alla parrocchia del Santo Nome di Gesù. Quindi, cari amici di Prato Vecchio, se andate a leggervi queste pagine che sono ospitate all'interno di un sito afferente al Ministero dei Beni Culturali, c'è altissima probabilità che troviate anche i nomi dei vostri avi, con tanto di professione svolte. Io ho dato una veloce lettura. Mi ha molto meravigliato, per esempio, vedere un nucleo consistente di una famiglia benestante, i Weimann, che abitavano a Prato Vecchio e erano addetti a dei lavori relativi appunto alla gestione della foresta. Quindi già nel 1841 il Granducato aveva iniziato ad inviare, diciamo, a dare un contributo importante, inviando dei propri uomini sul territorio affinché la foresta crescesse. Carl Siemon, che noi tiranianizzato chiamiamo Carlo Siemoni, ne è un esempio, e questi Weimann sicuramente sono un altro esempio. È bellissimo vedere come esistano anche le professioni di vignaiolo. Ecco, è interessante veramente anche leggere questi termini particolari con cui venivano descritte le professioni, e che ora sono andate a scomparire. Quando si parla di casalinghe si trova atte a casa, per esempio, una dicitura che si ritrova ancora in qualche carta d'identità degli anni 40, ma che all'epoca era proprio il termine stabilito per definire chi lavorava a casa.